Amici, ma soprattutto amiche, oggi siamo pronti per il nostro 13° tour. Oggi andremo a visitare la cittadina di Torre Boldone. Come potete ben vedere dalle immagini, siamo dotati di un caschetto nuovo, in quanto quello che avevamo precedentemente era troppo obsoleto. Vedete che il regista Waldo Paenzo provvede a farvi avere la visuale del caschetto. Detto questo, si parte e dopo 30 minuti e 39 secondi siamo giunti qui a Torre Boldone. L'edificio, o per meglio dire la struttura che vedete inquadrata, è l'Istituto Palazzolo. Qui siamo in piazza del Bersagliere, dove al mercoledì potrete godere del mercato settimanale di Torre Boldone. Vedete anche la casetta dell'acqua e in fianco abbiamo anche quella del latte. Vedete sullo sfondo, il regista va a cercarlo, si vede anche il ripetitore della Maresana, lo vedete inquadrato. Vi ricordo anche che dal 28 luglio al 6 agosto in Viale Lombardia a Torre Boldone ci sarà la Festa del Cuore, con bar, cucina, grigliati, hamburger, piadine, pizzeria, tombola, musica e tanto divertimento tutte le sere dalle ore 19. Adesso noi riprenderemo la marcia e vi faremo visitare altre zone di Torre Boldone. E siamo giunti finalmente in via Resistenza. La casa che vedete inquadrata è quella che ha dato i Natali a Giacomo. In questo momento c'è in corso una festa perché Giacomo è assente per via delle ferie a Civezza. Qui abbiamo anche un bellissimo albero che si staglia proprio nel centro della via Resistenza, e là in fondo vedete anche una santella dedicata alla Madonna che è stata deposta nel 2010. Adesso ripartiamo il nostro viaggio. E qui siamo sul viale della Resistenza a Torre Boldone, nelle cui vicinanze c'è questo canale dove abbiamo delle papere che stanno sguazzando allegramente nell'acqua. E vedete? E pare che si stiano divertendo moltissimo. Ma noi adesso vi vogliamo far vedere anche la chiesa di Torre Boldone. La vedete che ce l'abbiamo proprio qui davanti in tutta la sua maestosità. La vedete, il regista adesso fa una zoomata in maniera che possiate vederla ancora meglio. Molto bene, adesso si riparte alla scoperta di Torre Boldone. E nel nostro viaggio a Torre Boldone non poteva mancare lo storico ristorante pizzeria da Pepe. Ci troviamo qui in via Bugattone. E adesso noi riprenderemo il nostro viaggio verso Cene. E dopo un'ora, 37 minuti e 40 secondi ed aver percorso 32 km e 299 metri, termina anche il nostro tour di Torre Boldone. Noi vi diamo appuntamento alla nostra prossima corsa ciclistica. Ciao a tutti!